Amici degli ascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Umberto Vallone, grazie all'assistenza tecnica di Daniele Bulgarini. È l'ora delle rimonte, Inter e Torino sotto di due gol dopo la gara di andata rispettivamente contro il Wolfsburg e lo Zenit di San Pietroburgo, dovranno ribaltare la situazione per impolpare la pattuglia italiana ai quarti di finale di Europa League. Finora passate il Napoli e la Fiorentina, fuori la Roma. L'Inter avrà l'impegno difficile visto che il Wolfsburg è secondo nella Bundesliga, il campionato tedesco, alle spalle del Bayern Monaco. All'andata ha vinto 3-1 dopo il vantaggio di Palacio. Il gol di Naldo stasera ha squalificato la doppietta del belga De Bruyne. Può ripartire il Wolfsburg ancora con il controllo sulla tre quarti. Ghila Vughi perde il pallone, lo recupera Hernanes, posizione centrale per Hernanes che va a tirare. Benaglio respinge con i pugni, bellissima l'incursione di Hernanes che accende San Siro. I 40.000 adesso si fanno sentire. È riuscito a recuperare un pallone che era stato perso da Ghila Vughi. Il tiro da limite, prontissima la risposta di Benaglio, ma aveva fatto tutto molto bene Hernanes. I tedeschi provano a ripartire, attenzione perché c'è lo spazio del contrapiede, ritmo altissimo, ma c'è una voragine nella difesa dell'Inter. Può ripartire l'olandese Dost che poi dà all'indietro ancora per Vierigna, recupera la difesa dell'Inter, il cross dall'altra parte, si coordina, la battuta e la palla termina alta sopra la traversa. Gran bel inizio di partita, 0-0. Pericolo, palla per Dost, solo davanti a Carrizo, lo scarta Carrizo, questa volta salva con un intervento sui piedi di Dost il possibile gol che avrebbe davvero potuto portare la qualificazione dalla parte del Wolfsburg. Solo davanti a Carrizo Dost, attaccante di fisico ma un po' macchinoso, palla al piede, anziché tirare ha preferito dribblare Carrizo che qui riscatta in parte le incertezze dell'andata con una parata che davvero salva la porta dell'Inter. Palacio, limite dell'area di rigore, Guarin carica al destro, il tiro sporco, rimane lì il pallone, non l'allontana Benaglio su Icardi, il pallone era rimasto lì ma se l'è fatto sfilare davanti il difensore Klose senza possibilità di intervenire. Icardi non ci ha pensato due volte, ha calciato guizzo di Benaglio che è andato a tuffarsi sulla sua sinistra e deviare in corner. De Bruyne, Caligiuri, solo Carrizo, rete, il vantaggio. Caligiuri segna proprio il calabrese, il cross dalla sinistra di De Bruyne, Caligiuri calcia con il destro, colpisce con il corpo Carrizo, pallone che si impenna e termina l'MLM sul fondo. Inter 0, Wolfsburg 1, 23esimo. Il nome è italiano, Daniel Caligiuri, le origini pure, ma è tedesco, il gol puro è tedesco. E quindi le gol è tedesco. Va in vantaggio il Wolfsburg, esultano. C'è da dire ancora una volta che la difesa dell'Inter ha concesso troppo. Kovacic, limite dell'area, tiro a giro, palla di poco al lato. Beh, Kovacic ed Hernanes stanno giocando bene, certo sono due giocatori tecnici di conclusione, di proposizione, non proprio di interdizione. Lì il compito è su Medel, ma finora, ripetiamo, i centrocampi, specie quello dell'Inter, sono spesso sovente scavalcati dai palloni e dalle iniziative della squadra avversaria. Gran giocata per Caligiuri, limite dell'area, il tiro ancora di Caligiuri, ancora una volta Carrizo che insomma sta per essere, anzi sicuramente il migliore dell'Inter finora, tra i pali, va in tuffo, va a mettere il pallone in corner. Adesso il pallone non esce da quella zona, serie di falli laterali, qui perde palla Rodriguez, attenzione, spazio per Palacio sulla destra, prova a entrare in area di rigore, Palacio, sarebbe importante trovare il gol nel finale e se lo divora da pochi passi l'Inter. Bravissimo Benaglio a chiudere lo specchio, ma Guarin si era trovato da dentro l'area piccola a calciare con il sinistro, Benaglio ha deviato in corner, Palacio, c'è la possibilità per un'azione dell'Inter, Palacio, Icardi, colpo di testa, palla che rimane lì e salvataggio ancora del Wolfsburg che spazza e finisce qui il primo tempo. Un bel primo tempo per quel che riguarda le emozioni, sicuramente non per quel che riguarda il punteggio, visto che il Wolfsburg va agli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Può ripartire il contropiede di De Bruyne, lanciato sullo spazio, due su di lui, De Bruyne ha l'idea di servire Dost, ancora una volta c'è Carrizo che aggancia il pallone, De Bruyne si era fatto recuperare da Ranocchia e Juan Jesus, ma ancora una volta è stato geniale a vedere l'inserimento di Dost, che non è un fulmine di guerra, però a dire la verità c'è sempre nelle azioni d'attacco del Wolfsburg. Ancora una volta coraggioso Carrizo a sradicare palla dai piedi dell'attaccante olandese. Nice. E Hernanes che arriva al limite dell'area di rigore, tira e la palla termina di poco al lato. Bella l'azione palla a terra dell'Inter che coglie di sorpresa questa volta il Wolfsburg, che non riesce a
colpire. Hernandez prova a piazzarla sull'uscita di Benaglio e non c'entra di poco lo specchio della porta. Occasioni che ci sono, ma ci vuole ben altro. Bisogna segnare 4 gol, il cronometro dice che sono 23 nel corso del secondo tempo e minuti, quindi 22 al 90esimo più recupero. Palacio che sbaglia l'apertura e regala palla ancora a Caligiuri, che comunque adesso l'uomo partita finora, perché suo è il gol che decide l'incontro al 23esimo del primo tempo. Ci appare stanco l'italo tedesco, perché per la seconda volta perde banalmente un pallone in fase di impostazione. Dunque l'Inter prova a ripartire ancora con il tocco a sinistra per la giocata di Guarin. Guarin ancora di prima, cerca l'inserimento, tutta bella questa azione dell'Inter, e qui Palacio la mette dentro con una bella azione dell'Inter. Palacio, colpendo male, segna il gol dell'1-1, 25esimo. Inter 1 Wolfsburg 1, al termine di un'azione prolungata segna come all'andata Palacio, e attenzione, 20 minuti più recupero, 2 gol per i supplementari, non è impossibile. Rodriguez si ferma, poi si accentra, Rodriguez va a tagliare ancora per Arnold a vuoto, un giocatore dell'Inter che comunque sfiora il pallone, se è vero che l'ultimo che la rimessa laterale viene assegnata al Wolfsburg, che rimane quindi in quella zona di campo. Ancora Ghila Vughi che va a dare il pallone all'indietro, il tocco poi per Trash di prima, Arnold questa volta buono il controllo, Ghila Vughi, Arnold entra in area di rigore, Arnold Bentner, e c'è il gol che manda a casa l'Inter. Segna proprio Bentner, il giocatore che insomma in Italia forse non è stato capito, non che sia una fuoriclasse. Qui calcia con il destro, tocca Carriso con le mani, ma il pallone si perde sul fondo anche in occasione del gol di Caligiuri. Carriso c'era arrivato ma non ha frenato la corsa. 43esimo, cala il sipario alla scala del calcio, l'Inter va a casa 2-1 per il Wolfsburg. Pochi secondi alla termine, tra l'altro viene rubato un pallone, a questo punto l'arbitro dice che finisce qui. Passa il Wolfsburg, i fischi del pubblico sono molti di più di quelli degli arbitri. 2-1 a San Siro dopo il 3-1 dell'andata, 5-2 il risultato finale. Il Wolfsburg va nell'urna di Nyon, l'Inter va a casa, e dopo la Coppa Italia e dopo la possibilità di accedere alla Champions League sfuma anche l'Europa League. Anna Taccia per l'Inter.